Che cazzo stai facendo? Sto provando la poltrona nuova. Ti piace il colore? E questo che cazzo significa adesso? Tu il ristorante non lo vendi. Dai, che il ristorante fino a prova contraria è il mio, quindi. Sì. Guarda che se pensi di cacciarmi fuori con questa strozzata adesso, non hai capito proprio niente tu. Guarda che finora a te ti è andato di lusso, ma la pacchia è finita. Magari il nuovo proprietario te la lascia la gestione, eh? Certo, dovrai pagare un affitto adeguato, però. Ma non ci avevamo un accordo noi, oh. Io contribuivo alle spese della vita familiare e gestivo il tuo locale, giusto? Avevamo anche un altro accordo che si chiamava matrimonio, però non c'è più. Senti, tu adesso Senti, non mi mettere le mani addosso. Revochi subito l'incarico di vendita. Cos'è, una minaccia? È una minaccia? Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, oh, minaccia, Dio, minaccia, sì, bravo, minaccia. Bravo, bravo, registra, vai, registra. Sì, registro. Io ho rinunciato a un incarico e a un dottorato per venire a lavorare nel tuo ristorante e contribuire al benessere della vita familiare. Me l'hai chiesto tu. Tu hai rinunciato. Tu hai rinunciato. E sì. Io che potevo diventare un architetto brillante e mi ritrovo a vendere cucine di merda, eh? Dio santo, ma sei libero, no? Sei libero, vai, vai, vai dai tuoi indiani. Basta che tu lasci in pace me e il leone. Lascia stare leone fuori da questa storia, capito? Non mi mettere mai addosso che chiamo la guardia. Guarda, io non rispondo di me, Paolo. Non ancora? Sentite di che me. Mi minaccia? Paolo, continua. Ma devi smettere di comportarti come se leone fosse solo figlio tuo. Non è figlio tuo. Ma leone è solo figlio mio. E si vede benissimo anche perché mi assomiglia fin da quando era piccolo. Me la vuoi smettere con questa cosa della somiglianza fisica? Non è vero. Lui ama la musica, l'arte, le montagne, gli animali come me. Tu ami gli animali? Sì. Tu ami gli animali? Sì. Tu ami gli animali quando te li mangi arrosto! Guarda che se leone è vegano è merito mio. È perché io l'ho sempre ascoltato, l'ho sempre incoraggiato a fare quello che si sentiva. Io chiedo all'avvocato l'affido di leone. Tu? Sì. L'affido? Sì. Ma povero illuso. Nessun giudice ti affiderebbe un cane. Figurati un figlio. Leone è figlio mio, vogliamo scommettere? Dai, scommettiamo. Tanto tra poco lo sapremo per certo. In che senso lo sapremo, Paolo? Eh? Lo sapremo. Perché lo sapremo? Perché. Perché? Perché sì, perché sì. Hai fatto il test del DNA? Fai così. Giusto? Vabbè, allora? Guarda che il giudice l'avrebbe chiesto comunque. Oddio. E poi non è forse un mio diritto? Come no? Certo. È anche un mio diritto, Paolo. Ok. Va bene. Tanto presto vedremo chi l'avrà vinto. Tu devi stare attento, perché dopo tutti questi anni tu non sei capace, non sei consapevole di quello che cazzo sono capace di fare. Sì. Continua a minacciare, continua a minacciare, tanto ho registrato tutto, capito? Cazzo, non è partito.